devono togliere la ruspa, riaprirci la strada e programmare di nuovo i lavori a tempo, stavolta concordandolo con commercianti e abitanti del posto, perché si vede che non c'è una programmazione di fondo. Le macchine non passano, i banchi pieni di roba, lavori con questa gente che ti viene a piedi, ma meno della metà delle persone. Il pane una volta fatto a fine giornata viene buttato. Già. Non è roba che puoi rivendere il giorno dopo. Strada deserta e commercianti esasperati con il cantiere di via Fiorentina fermo e la ruspa parcheggiata. Se una lumaca vuole attraversare da marciapiede a marciapiede, lo può fare tranquillamente e non rischia nulla. E dentro i negozi, come vede, non c'è assolutamente folla. A prendere posizione è ancora una volta Confesercenti, che ormai da settimane sta portando avanti le stanze dei commercianti di via Fiorentina e via Marco Perennio, fortemente danneggiati dal cantiere che ha praticamente isolato un'intera arteria. Viene utilizzata via Fiorentina come un parcheggio appunto per dei mezzi pesanti che serviranno ad un cantiere che non sappiamo bene quando e se inizierà. Quindi siamo abbastanza non solo arrabbiati ma anche veramente molto delusi e soprattutto ci dispiace l'incertezza quotidiana del non sapere quello che succederà domani. Questo per un'impresa è impossibile da gestire. Per Confesercenti a questo punto c'è solo una soluzione. Chiediamo innanzitutto che questo cantiere venga disallestito. I lavori possono essere fatti più avanti, devono essere fatti evidentemente, visto che poi procedono in questo modo e con queste tempistiche, in momenti in cui non c'è la fretta di concluderli, può essere tranquillamente il prossimo anno, anni che aspettiamo questo cantiere, quindi credo che alcuni mesi in più non sarebbero un problema. L'associazione torna a chiedere anche un ristoro per i commercianti colpiti dalla chiusura. Un indennizzo sulla base del calo di fatturato che ogni azienda potrà dimostrare. Di fatto c'è una riduzione enorme, drastica del traffico auto. Questo significa non vendere, non avere gli incassi della giornata, significa perdere appunto del fatturato importante che non restituisce indietro nessuno. Altra misura ipotizzata da Confesercenti è quella della riduzione della Tari. Con l'allestimento del cantiere sono stati tolti i cassonetti in alcune postazioni, questo comporta per le attività, non solo per i residenti, un problema aggiuntivo perché comunque non si sa dove poter conferire la spazzatura. Questo chiediamo che sia appunto anche questo preso in carico dall'amministrazione, prevedendo una riduzione dell'imposta della Tari per il periodo appunto coinvolto.